Benvenuti a tutti, siamo con Paolo Simoncelli alla presentazione del suo team, una nuova avventura mondiale ambiziosa questo 2022 che parte con tante aspettative come sempre. Bravo, hai detto bene, come sempre. Purtroppo delle volte non finisce come vorremmo che finisca, però intanto abbiamo fatto la presentazione, che sono 2 anni che saltavamo e questa è già stata una conquista. Poi sembra che tutto volga per il meglio a livello di problemi. Partiamo, sono contento che tanti invitati sono arrivati, qualcuno ha paura, ha preferito non venire, però bisogna rompere il ghiaccio e andare avanti. È giusto, bisogna riprendere e riprendere di slancio. Quest'anno la tua squadra cambia le punte di diamante, avrai confermato Fellon, un giovane ragazzo francese che ha fatto bene, è cresciuto tanto, anche se è mancato il risultato al traguardo, però come velocità, come risultato in qualifica, ha fatto veramente vedere delle cose positive. Poi avrai nella Moto3 Riccardo Rossi al posto di Tatsu, che era diventato una bandiera del 658, e Kevin Zannoni al posto di Mattia in Moto3. Piloti giovani che possono fare molto bene. Cosa ti aspetti? Beh, l'obiettivo è proprio quello, di fare bene. Sicuramente Fellon l'anno scorso è cresciuto. Dovrebbe ascoltare un po' di più sul modo di lavorare, però a fretta e questo frega tantissimo. Devo dire che Riccardo Rossi in questi test mi ha sorpreso, non lo aspettavo, così bravo, così forte, e invece si è adattato subito al nostro modo di lavorare, si trova benissimo con Marco Grana, quindi bene. Subito passava da KTM a Honda, quindi c'era anche questo saltino ed è subito stato nei primi 10 agilmente. Sì, devo dire che mi ha sorpreso, quindi adesso non voglio dire niente, ma andiamo avanti. Zanna è un pilota molto timido, molto silenzioso, che però ha sempre ottenuto dei risultati. Bravo, hai detto bene, silenzioso, timido, però mi sa che sia un bel cagnaccio quando è in moto, quindi una volta che abbassa la visiera cambia la personalità. Mi ricorda un po' uno che conoscevo da vicino. Perché lì questa moto è difficile, perché è una moto da 300 kg, però lui si è adattato bene, ci ha messo un po' di tempo, però... Può puntare. Potremmo fare bene. Andiamo avanti. Allora non resta che affacciarci in questo fantastico 2022. Vi saluto tutti, un complimenti a Paolo per la sua squadra sempre così competitiva e frizzante. Sì, anche bello, direi. Ciao.